Per frollini, per biscotti, per crostate o per torte farcite. Croccante, friabile, burrosa, salata, montata. Le frolle non sono tutte uguali. Oggi ti faremo conoscere una versione semplicissima da preparare che si scioglie in bocca. Pasta frolla morbida. Iniziamo! La pasta frolla più famosa si prepara con il metodo sablé, ma in questo caso potremo impastare tutto direttamente insieme e per farlo senza sporcare troppo userò una planetaria munita di foglia. Cominciamo mettendo al suo interno il burro, tagliato a dadini e tenuto a temperatura ambiente per circa 20 minuti. In questo modo lo zucchero si scioglierà più facilmente. Il profumo con la scorza di limone, direttamente sul burro, che è un fantastico assorbi profumi. Naturalmente puoi anche usare altri aromi a tuo piacere. Ora unisco lo zucchero a velo, che ho scelto perché è più facile da incorporare in impasti con molti grassi e pochi liquidi come in questo. E comincio a impastare a velocità medio-bassa. Una volta ottenuta una crema, aggiungo le uova, continuando ad impastare. E la farina, un po' per volta, giusto per non fare un polverone. Poi il lievito già setacciato che renderà l'impasto più friabile e un cincinino di sale, indispensabile anche negli impasti dolci. E ora che gli ingredienti sono tutti compattati, posso raccogliere l'impasto e trasferirlo sul piano di lavoro per dargli la forma di un panetto. Appiattendolo bene in modo che rassodi prima. E lo faccio riposare in frigo per circa un'ora. Qui sotto ti lascio il link alla fotoricetta su Giallo Zafferano, dove potrai trovare dosi, ingredienti e procedimento fotografato passo per passo. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciarci un like e se hai qualche domanda scrivila nei commenti. E naturalmente, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Buon appetito!